Allora, Don Ciotti, sono passati 4 anni da questo massacro. Che cosa è cambiato nel frattempo? Perché loro sono morti e che noi dovevamo essere più vivi, più incisivi, più coraggiosi. Tante cose sono cambiate, è stata data una risposta, la loro morte non è stata una morte vana. Ma ora ci vuole continuità, ci vuole più corresponsabilità, perché è solo noi che vince e ci vuole una vera condivisione. Allora ci vogliono non solo le risposte della magistratura, delle forze di polizia, che di fatto ci sono state, anche questa notte altri arresti, altre operazioni molto importanti, ma ci vuole l'assunzione della responsabilità maggiore della politica per le politiche sociali, per la cultura, per il lavoro, per la scuola. Perché la lotta alla mafia, alle mafie, è una lotta che non è solo quella giuridica, quella della magistratura e delle forze di polizia, ma deve essere quella di offrire opportunità che comincia proprio dalla cultura e dal lavoro. Ma poi ci vuole anche una sommossa da parte della società, che non basta dire società civile, perché dire che l'acqua è bagnata, ci vuole una società più responsabile e più attenta. E anche il mondo degli imprenditori devono avere più coraggio tutti quanti insieme, perché dobbiamo veramente fare in modo che non sia stata una morte vana. Nuovamente in salita preoccupante i casi di coronavirus in Puglia. Nel bollettino regionale del martedì sono 316 i casi accertati, 80 nella BAT, 57 nel Tarantino, 82 nel Salento, 35 nel Barese, 27 nel Quindisino e 23 nel Poggiano, per un totale di casi a livello regionale di 258.216. Intanto, per quanto concerne il tasso di occupazione dei posti letto, sono al 5%, ma sono 7 le regioni in bilico che potrebbero tornare in zona gialla, tra queste la Sicilia e la Sardegna. Tra l'altro, i responsabili delle terapie intensive, secondo la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere affetti da coronavirus, non sono vaccinati, e ciò conferma che il vaccino è l'arma più efficace per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori. Mimmo Siena, World News 24. Wrestling completo in ogni suo punto per la Fenice Libera Virtus, serie B1 donne. Di volley, lasciata l'amarezza della passata stagione, si rifà il look partendo dal nuovo logo della società che scandirà la stagione, ed in più nuova linfa sia sul roster che sul nuovo tecnico che saranno svelati nei prossimi giorni. Dalla pagina ufficiale della società Ofantina dice: ripartiamo proprio da dove avevamo lasciato, ricambio generazionale tra le file della nostra compagine. Nelle prossime settimane si parte con le presentazioni di quel che sarà la massima esponente della squadra cilignolana nel campionato di terza serie nazionale, che tra l'altro appare nell'elenco ufficiale pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo. Attendiamo dunque fiduciosi le nuove presentazioni per vivere una grande stagione di volley a 360 gradi. Mimmo Siena, World News 24 Sport. Continuano ad arrivare notizie sul nuovo roster della Pallavolo Cirignola per la stagione 2021-2022. Dopo le riconferme di Carla Scherza e Viola Valeci, il clamoroso ritorno di Margaret Altomonte, unito a quello di Michele Valentino alla guida tecnica dopo l'esperienza così così con Davide Castellaneta, e congiungere la riconferma anche per quest'anno di Ilenia Novia. La talentuosa giocatrice fucsia si è ovviamente riconfermata alla fiducia della società e non vede l'ora di tornare sul campo. Sono felice di essere ancora una pantera, ha detto, e sono pronta per un'altra entusiasmante stagione a Cirignola. Nella giornata di martedì la Pallavolo Cirignola ha ufficializzato anche il ritorno clamoroso dopo quello di Margaret Altomonte anche per Chiara Giancane, dopo le ultime due stagioni con l'Adriatica Trani e con Oria in B2. La proposta delle Pantere mi ha colto di sorpresa e ho accettato subito, spinta dall'entusiasmo della chiamata e soprattutto dai tantissimi ricordi legati alla prima esperienza con questa maglia, tra cui anche la storica promozione in B2. Mi auguro di rivivere ancora quei momenti con le mie nuove compagne nella prossima stagione. Mimmo Siena, World News 24 Sport.